Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo al consueto aggiornamento relativo all'analisi tecnica, all'analisi ciclica dei mercati criptovalute, in particolar modo Bitcoin, Ethereum, e andiamo a guardare anche un indicatore macroeconomico relativo alle criptovalute che sta segnando un po' un atteggiamento un po' particolare che va tenuto sotto controllo, ragazzi, e poi vi farò vedere in questo video anche la struttura ciclica, come sta performando benissimo relativamente a quella che è la forma, il movimento dei prezzi di Bitcoin. E la struttura ciclica non indica al 100% che questa fase di ripresa di Bitcoin potrà continuare anche nei prossimi giorni. C'è una situazione che vi farò vedere oggi che mette un po' allerta. Ne avevo già parlato nell'ultimo video aggiornamento, quando vi ho fatto vedere la situazione ciclica di Bitcoin, per farvi capire in sostanza quello che poteva succedere, le due view differenti. Oggi andiamo a chiarire questa cosa perché il mercato ci ha dato delle indicazioni e possiamo già prenderle in considerazione per tirare su una serie di punti che secondo me possono essere estremamente rilevanti per tutti quelli che in questo momento sono alle prese con un dilemma: entro su Bitcoin, compro, scende, non scende, elezioni americane alle porte, se crollano i mercati hold, cosa succede alle criptovalute? Andiamolo a vedere in questo video. Prima di andare avanti, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi anche un pollicione che mi aiutate come sempre con YouTube, ma poi voglio sapere cosa ne pensate voi. Siete degli holder accaniti con la testa sotto la sabbia e non vi frega nulla di niente dei trend, insomma, eccetera. Tenete Bitcoin e in questo caso, ragazzi, per gli holder sono 3 anni che non si fanno profitti perché Bitcoin sale e scende, ma in sostanza è fermo sempre sugli stessi prezzi, anche se con ampie fluttuazioni. Quindi dipende anche da dove l'avete comprato. Se l'avete comprato alto, state perdendo; se l'avete comprato basso, avete fatto anche più 100%, ma in sostanza oscilla da 3 anni. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Siete holder accaniti oppure vi interessa seguire il trend e appunto fare una tipologia di investimento più da professionista, più accurata, più da persona che ovviamente segue quello che succede sui mercati e insomma si protegge anche da eventuali possibili crash che sui mercati cripto vi segnano, e non poco, con un meno 50 quando succedono queste cose. Allora, andiamo subito ai grafici, ragazzi, perché ho tante cose da dirvi oggi, quindi non voglio parlare tantissimo senza i grafici davanti. Ragazzi, Bitcoin immediatamente, subito parliamo di struttura ciclica di Bitcoin. Ragazzi, qui è iniziato un nuovo ciclo. Io vi ho segnato 22 giorni, il mercato lo ha rispettato, lo sta rispettando alla perfezione. Vedete questa struttura che dovrebbe tecnicamente andare a fare un atteggiamento del genere. Ora vi faccio capire il discorso, ragazzi. Allora, tecnicamente il minimo non è avvenuto il 3 di settembre, ma l'8 di settembre. Se dovessimo quindi prendere in considerazione proprio il dettaglio dei minimi, perché questa è tutta una zona di minimo, ragazzi, la differenza è di qualche dollaro, perché qui abbiamo un minimo all'8 di settembre di 9.882 sui prezzi Bitfinex, e qui invece era 9.990, quindi 100 dollari di differenza. Contano sì e no. Comunque, ipotizziamo che il corretto posizionamento del nuovo ciclo sia effettivamente questo minimo qui, ragazzi, e a questo punto dovremmo andare a considerare la possibilità di essere in un nuovo ciclo mensile, come correttamente ci aspettavamo. Ma ragazzi, da 22/27 giorni circa, che porterebbe il mercato ad avere un atteggiamento di questo tipo. Questa è la soluzione più comune in questo momento che la ciclica ci indica, ragazzi. Quindi un semplice pull up
di Bitcoin sul vecchio supporto di 11.000 avvenuto in questo momento, questa mattina, e poi questo pull up non avrebbe seguito. Questo è il concetto che la ciclica ci sta dicendo, vero o non vero, sapete come la penso sulle previsioni, bisogna seguire sempre il trend. In questo momento il trend di breve rialzista con poca forza, io lo sto seguendo perché anche in Academy con gli iscritti stiamo seguendo il mio midterm, che è il trading system principale che seguo per questo tipo di operazioni, che è long su Bitcoin, ma potrebbe uscire anche a momenti, ragazzi. Quindi seguo quel trend anche se la ciclica mi porta questo dubbio. Dubbio, ragazzi, che io ho già parlato di questa cosa, ho fatto un'analisi approfondita nella mia Academy relativamente a questa cosa, e non vi nascondo che è un po' la paura di vedere quindi una fase nuovamente ribassista su Bitcoin. E questa fase vi farò vedere tra un poco, confermata anche da un indicatore di analisi macro per quanto riguarda le cripto. È un po' ce l'ho, ragazzi. È inutile dire questa cosa perché sembra veramente dipinto, e poi dovremmo avere un ribasso che tecnicamente dovrebbe rompere i minimi di 9.008 circa e andare più o meno in questa fascia, quindi andare a reinserirsi sulla vecchia fascia di oscillazione, vedete, intorno ai 9.500-9.200, quindi questa zona qui dovrebbe essere l'area di arrivo di questo ciclo, che se viene così disegnato dal mercato risulterà essere un ciclo perfettamente simmetrico al precedente, con il massimo nella seconda parte. Insomma, ragazzi, un ciclo rialzista da manuale di natura semestrale, perché avrebbe questa struttura fatta in questo modo, vedete? Una classica M con la doppia spunta finale disegnata così. Quindi, se veramente Bitcoin crea un ciclo semestrale di questo tipo, siamo davanti ad un ciclo perfettamente corrispondente alla teoria. Proprio perché così preciso, mi lascia un po' il dubbio che questa fase possa essere una fake, e quindi non andare a in effetti fare poi un altro minimo inferiore, dando la possibilità a tutti di accumulare qui, ma andando a fare un leggero rialzo indeciso, poi rompe tutto, se ne fa una cosa del genere, se ne va su così. Quindi seguire sempre il trend è fondamentale. Qui dovete essere dei trader e capaci a gestire le posizioni, sia long in questa prima fase, che se il mercato farà quindi un break ribassista, andando a definire questa area rialzista che già vi sto dicendo è assolutamente molto debole in questo momento, questo rialzo, però insomma c'è e quindi va seguito. Però se dovesse invertire, io, così come indicherà il mio trading system, uscirò dalle posizioni long in attesa della close di questa fase ciclica. La fase di up in questo momento di Bitcoin è corretta, ed è anche corretto se va a fare i massimi nella giornata di oggi, domani, cioè in questi giorni, esattamente perché siamo nella prima parte del ciclo mensile nuovo iniziato l'8 di settembre. E nella prima parte un ciclo ribassista fa il suo massimo per poi non avere forza, iniziare a essere debole e concludersi così. Dovesse essere questa la view, ragazzi, lo so che non è una bella view, lo so che a molti non piace questa cosa, ma io vi dico quello che vedo sui grafici. Ovviamente io non spero in questa view ribassista, spero in quella rialzista. Vi ho già detto che sono long e seguo il mio trading system, ma se va in stop, in realtà potrebbe fare tranquillamente anche profitto perché è entrato qui. Quindi se va anche in trailing stop, quindi si prende un leggero profitto o chiude a break even e esco come da sistema di trading. L'unica cosa che mi farebbe pensare ad un inizio di un ciclo semestrale qui l'8 settembre sarebbe una distruzione della resistenza a 11.100 con conferma daily e una grande forza, soprattutto dopo il 20 di settembre, quindi dal 22-23 settembre in poi, avere Bitcoin molto forte a quel punto potrebbe indicare che questa fase di minimo ha creato le condizioni per la ripartenza di un nuovo ciclo semestrale. Ragazzi,
nuovo ciclo semestrale che ha l'onere di andare a rompere la famosissima resistenza 12.100 di cui parliamo tanto. Se non lo fa, sarà un problema e quindi i prossimi mesi, ragazzi, potrebbero essere veramente, veramente movimentati per i mercati cripto. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se siete in Academy, chiaramente avete una marcia in più, ma se non siete lì, ragazzi, anche sul canale YouTube do tantissimi contenuti veramente free e di grandissimo valore. Quindi iscrivetevi in questo caso. Bene, vi ho detto quello che è il mio pensiero relativo a Bitcoin. Quindi questa fase ha in questo momento questa struttura, come vi ho detto, di una ciclicità che non dovrebbe avere moltissima forza. Poi andremo a vedere se sarà effettivamente così o se il mercato spingerà a quel punto, ben ben, insomma, una fase rialzista diretta, diciamo, senza doverci assumere la fase di ribasso. Allora, per quanto riguarda Ethereum, sposa alla perfezione anche quello che vi ho appena detto. Quindi anche Ethereum, una correzione iniziata con un ABC, sposerebbe questa view, ragazzi, quindi con una nuova fase ribassista che dovrebbe andare a spingere Ethereum vicino al supporto a 285. Sono veramente tanti soldi e sono veramente delle variazioni importanti, quindi facciamo attenzione a questa cosa. Ethereum in particolar modo non ha molta forza e questo mi ha preoccupato nelle scorse settimane, scusate, negli scorsi giorni. Perché? Perché, ragazzi, abbiamo assistito ad una fuoriuscita di liquidità dalle altcoin che si è mossa verso Bitcoin, e questa cosa avviene nel momento in cui il mercato è preoccupato oppure pensa che ci sarà un ribasso, perché in quel caso lì Bitcoin agisce da tampone. Le altcoin perdono il doppio, ragazzi, quasi sempre di Bitcoin. Ethereum magari non tanto, ma le altre anche il triplo di Bitcoin. Quindi, se sono un investitore sul mercato cripto e ho paura di una fase ribassista, mi proteggo spostando i miei investimenti dalle altcoin a Bitcoin, perché Bitcoin è più protettivo e più difensivo come strumento di investimento. Questa cosa sta avvenendo in questi ultimi giorni, non ha assunto ancora un livello preoccupante, quindi potrebbe essere soltanto un leggero spostamento, e vi faccio vedere adesso l'indicatore che ce lo indica. Però, ragazzi, va considerato anche questa indicazione macro, perché è quello che sta avvenendo. Abbiamo visto una fuoriuscita dalle altcoin, soprattutto quelle che avevano corso della DeFi, sì, altcoin che non stanno recuperando anche rispetto a Bitcoin, anche alcune che erano veramente molto forti come Lendlink non hanno recuperato, stanno invertendo il trend di breve periodo nei confronti di Bitcoin. Ma qual è l'indicatore che dobbiamo guardare a questo punto per capire se c'è un'inversione e uno scambio di liquidità che passa effettivamente dalle cripto più piccole, dalle altcoin a Bitcoin? Guardiamo la dominance, ragazzi. Dominance che aveva avuto un trend ribassista da giugno più o meno, da questa fase qui, vedete, una dominance di Bitcoin che aveva fatto questa struttura e stava continuando la fase ribassista. Però ci sono delle cose che dobbiamo considerare anche in questo fatto, relativamente a questo fatto, ragazzi. Allora, questa struttura della dominance di Bitcoin ha assunto una struttura ciclica molto molto comune, che è quella appunto di un ciclo M con le due code laterali. Va a toccare un livello di supporto molto importante, vedete questa area qui, un'area di supporto che aveva tenuto la dominance di Bitcoin sotto per più di un anno nella precedente fase. Circa un annetto, vedete, da qui a qui. Quindi abbiamo avuto un breakout, un pullback, un ritorno in questa fase di Bitcoin, e da qui in poi dobbiamo fare attenzione perché è possibile in effetti assistere ad una nuova impennata della dominance che potrebbe corrispondere ad una fase ribassista dei mercati criptovalute, con un Bitcoin che assume più dominance perché non perché sale, ragazzi, ma perché perde meno delle altcoin. Questa è la preoccupazione.
e che dobbiamo tenere in considerazione. Oggi una serie di notizie non proprio positive per anticripto, ma meglio proteggersi, meglio ragionare sulle possibilità, ragazzi. Poi, se tutto dovesse andare nel verso giusto, ben venga, ovviamente per tutti noi, però questa è una possibilità che va tenuta. Andiamo a guardare se la dominance Bitcoin ha fatto un break ed una inversione nel breve periodo di questa sua fase di trend discendente. Quindi andiamo ad allargare questo trend e vediamo in maniera chiara che ancora il trend ribassista che dall'aprile del 2020 tiene Bitcoin, la dominance Bitcoin su un trend ribassista non si è invertito, vedete, non si è invertito perché abbiamo ancora una trend line con un canale che tiene Bitcoin in un trend ribassista. Però, ragazzi, chi sa l'analisi tecnica sa che questo è un doppio minimo. È un doppio minimo su struttura daily e su un livello di supporto importante. Attenzione quindi a cosa? A questa area qui. Questa area potrebbe dare un'accelerazione con un breakout di questo livello per quanto riguarda la dominance di Bitcoin, invertirà il trend di breve periodo. Qual è questo livello, ragazzi? 62/63% di dominance. Quindi se Bitcoin raggiunge 62-63% di dominance, ragazzi, attention please, perché siamo di nuovo su una impennata di Bitcoin contro le altcoin. A quel punto cambieranno anche gli eventuali portafogli che, ve l'ho già accennato tempo fa, ragazzi, quelli che sono i portafogli che avevo costruito sono andati praticamente tutti in take profit. Quindi sono uscito su tutti i portafogli tranne che sul primo, il Crypto for Pump, quello un po' più lungo che è ancora dentro il CRO, perché il CRO seppur è stato dimezzato, però non ha dato ancora il segnale di uscita totale. Però ragazzi, queste informazioni vanno tenute sotto controllo. Quindi abbiamo una ciclica che ci dice di fare attenzione a questa fase rialzista di Bitcoin. Abbiamo un Ethereum che ci dà la conferma. Abbiamo una dominance che ha raggiunto il livello di supporto e sta tentando un'inversione, ma ancora non è avvenuta l'inversione. Quindi tutti questi dati, ragazzi, fateli vostri, chiudeteli in un pugno, prendete le vostre decisioni. È una fase concitata, è una fase importante. Io spero di avervi dato tutte le delucidazioni. Per chi di voi non avesse capito qualcosa, avesse delle idee differenti, scrivetelo nei commenti. E per gli altri, ci vediamo con chi è in Academy. Ma se avete dei dubbi, vedremo cosa succederà in questa settimana. Anche venerdì potremo parlare di questo argomento e approfondirlo ulteriormente. Per oggi è tutto. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.